La storia del sale. L'uso del sale ha origini antichissime, 10.000 anni fa. Nel Neolitico, la necessità di conservare a lungo, mediante salatura, le derrate alimentari deperibili, carne e pesce, rese necessario il diffuso utilizzo del sale. Solo in epoche successive si ebbe un cambiamento del gusto, che lo rese indispensabile come sapore e lo introdusse nella preparazione e nella cottura dei cibi. Il sale divenne quindi un bene di prima necessità. Le comunità più antiche si arricchirono con il commercio del sale, paragonabile a quello dei materiali più preziosi, fino ad arrivare a un'epoca romana dove la sua produzione divenne una vera e propria industria. Un'importante strada romana prese il suo nome da tale commercio, la Via Salaria, attraverso la quale questo prodotto giungeva da Roma sino alle zone più interne della penisola. Anche il termine salario deriva dalla razione di sale ricevuta come paga dai soldati romani insieme con i viveri. Durante il Medioevo il sale continuò ad essere ritenuto merce preziosissima. Le gabelle applicate su di esso passarono dal 2,5% dell'età imperiale al 20% e l'Italia divenne il centro del suo commercio. Sotto il disegno del sale sono sorte anche antiche e magnifiche, per esempio Salisburgo. Sono scoppiate rivoluzioni, sono state combattute le guerre e vinte battaglie. In Italia le guerre del sale furono una serie di insurrezioni popolari che ebbero luogo in Piemonte tra il 1680 e il 1699 contro il Ducato di Savoia, che non tolse le poste sul sale come promesso. Nel 1930 Gandhi condusse il popolo indiano all'indipendenza dalla Gran Bretagna, guidando la famosa Marcia del Sale contro le imposte che il monopolio britannico imponeva su questo bene di fondamentale importanza. Imposte che colpivano specialmente le decine di milioni di indiani che vivevano nella miseria più profonda. Per questa sua importanza, il commercio del sale è quasi sempre stato controllato dal potere centrale. E basti pensare che in Italia solo nel 1975 è cessato il suo monopolio sul commercio del sale da parte dello Stato.